fare questa traduzione in questi giorni. Io ho voluto dire due parole perché la solitudine di Israele è la solitudine di molti di noi, di tantissimi di noi, spesso anche perché tra di noi, dico tra di noi che amiamo Israele o tra di noi che siamo ebrei, a volte le posizioni sono molto diverse. Ma per non sentirsi soli, forse dimentichiamo quanta gente che non urla, che non manifesta, di cui non sentiamo la voce, è con noi. Quanta gente forse ama Israele come la vogliamo amare noi e come è contenta che Israele stia cercando di difendere l'Occidente come non siamo stati capaci di difenderlo noi. Grazie. A questo punto una persona a cui siamo grati tutti per il lavoro ora per ora, minuto per minuto, che tesse, ci fa ragionare e ci dà molta speranza, e ogni volta che lo incontro vedo il mio futuro più luminoso, e che naturalmente invito sul palco Maurizio Molinari. A cui va tutta la nostra gratitudine. E non ho paura di fare come fanno i presentatori, perché è un grande filosofo, secondo me è anche un grande uomo, è una grande voce, una persona che a Milano siamo felici di ritrovare e che credo che siamo tutti qui e non vogliamo perdere un minuto per non vedere Bernard-Henri Lévy. Fatto. E a questo punto, siccome Bernard-Henri Lévy parlerà in francese, per tutti quelli che vogliono gustarsi la sua meravigliosa lingua, il più bel francese anche nel libro, una meravigliosa scrittura, perché oltre ai pensieri c'è la forma, e la forma di Bernard-Henri Lévy è meravigliosa, e allora ringraziamo la traduttrice che ci farà gustare Bernard in francese. Grazie Madame de Chamas, grazie al pubblico del Parenti e grazie a Bernard-Henri Lévy di essere qui, ma soprattutto grazie alla nave di Teseo per aver pubblicato La solitudine di Israele. La nostra conversazione farà in modo che possiamo iniziare a esplorare i contenuti del libro, invitandovi poi ad acquistarlo, come si fa con i libri che conta. Dunque, Bernard-Henri Lévy, perché un anno dopo il 7 ottobre Israele è più solo? Honnêtement, je ne sais pas. Onestamente non so. C'est même assez incompréhensible. È anche abbastanza incredibile, incomprensibile. Le Hamas, c'est comme l'État islamique. Hamas è come lo Stato islamico. C'est comme Al-Qaïda. Come Al-Qaïda. C'est une menace terroriste mondiale. È una minaccia terroristica a livello mondiale. C'est la troisième variété de la vieille hydre que l'on a connue avec Al-Qaïda. È la terza varietà dell'antica, della vecchia idra che abbiamo conosciuto con Al-Qaeda. Quand les Américains attaquaient Al-Qaeda, quando gli americani attaccarono Al-Qaeda, il y avait une coalition autour d'eux. Erano circondati da una coalizione. Quand les Français attaquaient l'État islamique à Mossoul, quando i francesi attaccarono lo Stato islamico a Mossoul, il y avait foule autour des Français. C'era una folla attorno ai francesi. Parce qu'on savait que c'était un combat pour la civilisation. Perché sapevamo che era una lotta per la civiltà. Et quand les Israéliens attaquent le Hamas. E quando gli israeliani attaccano Hamas. Ce qui est exactement la même chose. Ed è esattamente la stessa cosa. C'est une autre variété du même virus. È un'altra varietà dello stesso virus. Les Israéliens sont seuls. Gli israeliani sono da soli. Donc c'est un effet qui. C'è un capitolo del tuo libro che è dedicato ad Amalek, il cui titolo è Amalek è tornato. Chi è Amalek e perché è tornato? Amalek, c'est dans les
C'est une figure qui apparaît dans les récits bibliques. Amalek è una figura che compare nella Bibbia. C'est le plus ancien ennemi du peuple juif. È il più antico nemico del popolo ebraico. Et c'est surtout le plus radical. E soprattutto il più radicale. C'est celui qui ne veut pas seulement vaincre les juifs. È colui che non solo vuole la disfatta degli ebrei. Il veut pas couper en deux le royaume des juifs. Non vuole scindere in due il regno di Israele. Il veut pas lui prendre des terres. Non vuole sottrarre terre. Il veut l'effacer de la surface de la terre. Vuole cancellare dalla faccia della terra. Amalek c'est ça. Questo è Amalek. C'est cet homme qui veut effacer le nom juif de la surface de la terre. È quest'uomo che vuole cancellare il nome ebraico dalla faccia della terra. Or, aujourd'hui, écoute. Ora, oggi, écoute. Ascolta. Quand tu entends à Gaza. Quando a Gaza senti. Mais aussi dans les universités américaines. Ma anche nelle università americane. Mais aussi dans les universités françaises et italiennes. E anche in quelle francesi e italiane. Le mot d'ordre suivant. Il seguente leitmotiv. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Qu'est-ce que ça veut dire? Che cosa significa? D'abord, c'est un mensonge. Innanzitutto una menzogna. Parce que la Palestine ne sera pas free. Perché la Palestina non sarà libera. Elle sera sous la domination du Hamas. E sarà dominata da Hamas. C'est-à-dire d'un pouvoir totalitaire. Quindi un potere totalitario. Qui humilie ses femmes. Che umilia le donne. Qui massacre ses homosexuels. Massacra i suoi omosessuali. Et qui supprime toutes les libertés. E sopprime ogni tipo di libertà. Mais surtout, ça veut dire la chose suivante. Ma soprattutto significa la cosa seguente. Entre la rivière et la mer, il y a quoi? Tra il fiume e il mare, che cosa c'è? Il y a 8 millions de juifs. 8 milioni di ebrei. 8. 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? E quindi che cosa bisogna fare? D'après le slogan en question. In base a questo slogan. Il faut les éliminer. Bisogna eliminarli. Soit les éliminer purement et simplement. O eliminarli in modo pure semplice. Soit faire comme ont fait les pays arabes en 1948. O fare come hanno fatto i paesi arabi nel 48. Leur donner 48 heures. Dare loro 48 ore. Pour faire leur bagage. Per fare i bagagli. Et aller se faire voir ailleurs. E andarsene altrove. En toute hypothèse. Comunque sia, c'est l'effacement de ces juifs de cette portion de la planète. Si tratta di cancellare gli ebrei da questa parte, da questa porzione del pianeta. C'est logique. È logico. From the river to the sea. Dal fiume al mare. Donc, ça c'est quoi? C'est le retour d'Amalek. E quindi che cos'è questo se non il ritorno di Amalek? Sans jouer sur les mots. Senza giocare con le parole. Sans solliciter les vieux récits. Senza andare a sollecitare i racconti antichi. C'est concrètement le retour d'Amalek. È concretamente il ritorno di Amalek. Tu descrivi il 7 ottobre come un pogrom e ti soffermi sul fatto che l'impatto di questo pogrom è stato nel mondo l'aumento dell'antisemitismo. Ma qui viene la domanda naturale. Dopo un pogrom ci dovrebbe essere solidarietà e pietà per le vittime. Perché invece il pogrom ha fatto aumentare l'antisemitismo? Ça aussi c'est un, pour moi c'est un mystère. Anche questo per me rimane un mistero. Parce que tu as raison. Perché hai ragione. Les manifestations de soutien au Hamas. Le manifestazioni di sostegno a favore di Hamas. Elles n'ont pas commencé avec la riposte israélienne. Non sono iniziate con la risposta israeliana. Elles ont commencé dès le 7 octobre au soir. Sono iniziate il 7 ottobre sera. Tu as le premier ministre d'un grand pays membre de l'OTAN. Il primo ministro di un gran paese membro della NATO. C'est-à-dire Erdogan. Ovvero Erdogan. Qui le 8 octobre. L'8 ottobre.
a fait un grand discours. Ha tenuto un gran discorso. Où il a dit que le Hamas était formidable. In cui ha detto che Hamas era splendido, formidabile. Que c'était un mouvement de résistance. Che era un movimento di resistenza. Et qu'ils avaient eu bien raison de faire ce qu'ils avaient fait. E che avevano avuto ragione nel fare quello che avevano fatto. Tu as eu dans les universités américaines des grands professeurs. Nelle università americane ci sono stati grandi docenti. Je donne leur nom dans le livre. E cito i loro nomi nel libro. Je les name and shame. Name and shame. Qui ont dit que c'était un des plus beaux jours de leur vie. Che hanno detto che quello era uno dei più bei giorni della loro vita. Le pogrom. Il pogrom. Les morts. I morti. Les femmes violées. Le donne violentate. Les enfants brûlés. I bambini bruciati. Et ils n'ont pas attendu la riposte israélienne. E non hanno aspettato la risposta israeliana. Donc il y a eu ça tout de suite. Quindi questo è successo subito. Et tu as raison de dire qu'en effet. Hai ragione nel dire che infatti. Le massacre a provoqué non pas une vague de compassion. Il massacro non ha provocato un'ondata di compassione. Mais une explosion de haine. Bensì un'esplosione di odio. Alors, je vois une seule explication. C'è un'unica spiegazione secondo me. C'est que la haine était déjà là. L'odio era già presente. Toujours là. Sempre. Mais elle était contenue. Ma era contenuto. Et d'un seul coup, elle a été libérée. E di un botto è stato liberato. Alors moi j'ai une thèse là-dessus. Io ho una tesi a riguardo. Je demande pas qu'on la partage. Non chiedo che sia condivisa. Mais c'est ma thèse. Ma questa è la mia tesi. Et je l'expose dans ce livre. E la espongo nel mio libro. Et je l'ai exposée dans des livres antérieurs. E l'ho già esposta in libri precedenti. Ce qui fait que la haine est contenue, c'est une chose. Ciò che fa sì che l'odio venga contenuto è un'unica cosa. C'est comme toujours. Come sempre. L'intimidation. L'intimidazione. La force. La forza. Pas la force, ma un peu la force militaire. Un po' la forza militare. Mais aussi la force morale. Ma soprattutto la forza morale. Mais aussi la force politique. La forza politica. Tout ça à la fois. Tutto questo contemporaneamente. Et le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? E che cosa è successo il 7 di ottobre? Le monde entier a vu que Israël était faible. Il mondo intero ha visto che Israele era debole. Le monde entier a vu que les Juifs n'étaient pas forts du tout. Il mondo intero si è reso conto che gli ebrei non erano così forti. Que même dans l'endroit où ils pensaient être à l'abri. Che anche laddove pensavano di essere al riparo. Même dans le sanctuaire d'Israël, anche nel santuario di Israele, on pouvait envahir, si poteva invadere, massacrare, et traiter les Juifs comme du bétail, e trattare gli ebrei come se fossero bestiame. Donc voilà, les Juifs étaient forts, ils sont devenus faibles. Quindi gli ebrei erano forti, sono diventati deboli. En quelques minutes. In pochi minuti. Et ça, moi je crois. E credo questo. Que ça libère les forces de haine qui étaient jusque-là contenues. Libere le forze di odio che fino allora erano state contenute. Moi, c'est ce que mon père m'a appris quand j'avais 7 ans. Questo me l'ha insegnato mio padre quando avevo 7 anni. J'étais un petit garçon studieux. Ero un ragazzino studioso. La seule chose que j'aimais, c'était lire des livres. L'unica cosa mi piaceva era leggere libri. Et rêver. E sognare. Il m'a appris à faire du judo. Mi ha insegnato judo. Le karaté. Karaté. Le bâton japonais. Anche il bastone giapponese. Et la boxe anglaise. E la boxe inglese. Il m'a dit, il faut être fort. E mi ha detto, bisogna essere forti. Il faut continuer à lire des livres. Bisogna continuare a leggere. Parce que la plus grande force est la force de l'esprit. Perché la forza più grande è quella dello spirito. Mais on sait jamais. Ma non si sa mai. Il faut aussi apprendre le bâton japonais et la boxe anglaise. Anche imparare la boxe giapponese. Posso chiedere un attimo? Credo che questa sia la storia. In questa cornice ti soffermi sul tema del negazionismo riguardo alla questione degli ostaggi. Perché in effetti un interrogativo è perché le prime vittime di questo odio che tu descrivi in realtà sono state le immagini degli ostaggi che erano su tutti questi poster in giro per il mondo, dove le persone andavano lì a strappare le immagini degli ostaggi. Da quel momento l'avversione nei confronti di Israele e degli ebrei ha avuto come obiettivo gli ostaggi, fino a negare i diritti e la pietà nei confronti degli ostaggi.
Perché gli ostaggi sono così cruciali nel comprendere la solitudine di Israele? D'abord, tu viens de le dire. Innanzitutto l'hai appena detto. Une autre manifestation inédite de haine. Un'altra manifestazione inedita di odio. Moi, en tout cas, à Paris, c'est la première fois que je vois ça. Perlomeno io a Parigi è la prima volta che vedo questo tipo di cose. Des visages lacérés sur des affiches. Volti che vengono lacerati appunto su le affissioni. Ça arrive souvent des affiches qui ne plaisent pas. Beh, spesso ci sono dei poster che non piacciono. En général, qu'est-ce que les gens font? E che cosa fanno le persone di solito? Ils mettent une affiche par-dessus. Ne incolano un altro sopra. Hein, en politique. In campo politico. Ou on met une affiche à côté. Oppure accanto. Mais je n'ai jamais vu qu'on déchire au cutter le visage des affiches. Ma non ho mai visto appunto strappare con il coltello il volto che era su questi poster. Et encore moins des enfants. E soprattutto dei bambini. Et ceux qui déchirent les affiches, c'est pas des voyous. E coloro che lo fanno non sono dei pochi di buono. C'est pas des bandes de malfrats. Loué par les services d'ordre des partis politiques. Non sono appunto queste gang che sono assoldate dai partiti politici. C'est des braves dames, des braves messieurs. Sono brave signore, bravi signori. Qui juste déchirent les visages. Che strappano i visi. Ça, c'est inédit dans l'histoire politique occidentale moderne. Questo non ha precedenti nella storia politica occidentale moderna. Voilà. Alors après les otages, j'ai oublié ta question, mais. Alors, j'ai dimenticato la domanda. Mais en gros. Ma grosso modo. C'est un coup de génie du Hamas. È veramente una genialata da parte di Hamas. C'est génial. Geniale. Parce que les Israéliens se sont très vite trouvés dans un piège terrible. Perché gli israeliani sono stati subito intrappolati in una trappola tremenda. Ils ont deux obligations. Hanno due obblighi. La première, c'est de libérer les otages. Il primo è quello di liberare gli ostaggi. Obligation absolue. Ed è un obbligo assoluto. Depuis l'Antichité, c'est un devoir pour un juif. Dall'antichità è sempre stato un obbligo per un ebreo. Il y a un grand savant juif qui s'appelle Maïmonide. Maimonide, grande appunto saggio ebraico, qui dit que c'est l'un des plus grands devoirs pour un juif. Dice che questo è uno dei doveri principali per un ebreo. Le rachat des captifs, il appelle ça. Appunto il riscatto dei coloro che sono stati catturati. Et racheter les captifs, dit Maimonide, c'est comme respecter sept Shabbat. E Maimonide dice che appunto riscattare coloro che sono in cattività vuol dire rispettare sette Shabbat. E ne pas les respecter, c'est comme cracher sur la Torah. E non rispettare vuol dire sputare sulla Torah. Donc rien n'est plus sacré que ça. Quindi non c'è niente di più sacro. Et d'un autre côté, rien n'est plus important que de détruire le Hamas. Niente è più importante se non la distruzione di Hamas. Parce que le Hamas. Qu'est-ce qu'ils ont dit le 7 octobre? Perché che cosa ha detto Hamas il 7 ottobre? Ils ont dit, vous avez vu? Avete visto? Mais on va recommencer. Ricominceremo. Ça n'est qu'un début. Questo è solo l'inizio. On continue le combat. Continuiamo appunto a lottare. Et on invite tous nos frères. E invitiamo tutti i nostri fratelli. Du Hezbollah ou du Yémen de faire la même chose. Dell'Hezbollah o dello Yemen a fare altrettanto. Notre projet, c'est pas seulement de tuer 1200 juifs. Il nostro progetto non è quello soltanto di uccidere 1200 ebrei. C'est pas seulement d'envahir Sderot, la ville de Sderot. Non soltanto invadere la città di Sderot. C'est d'envahir tout Israël. Dobbiamo invadere tutto Israele. Je dis pas qu'ils peuvent le faire. Non dico che possano farlo. Mais je dis que c'est ça l'idée. Ma dico che questa è l'idea. Donc il y a obligation absolue pour Israël de détruire le Hamas. Quindi è un obbligo assoluto quello per Israele, distruggere Hamas. C'est une obligation existentielle. È un obbligo esistenziale. Donc d'un côté un devoir sacré. Quindi da un lato c'è un dovere sacro. Et de l'autre côté une obligation existentielle. E dall'altro un obbligo esistenziale. Et les deux sont presque incompatibles. E i due sono quasi incompatibili. Parce que on l'a encore vu récemment. Perché come abbiamo visto di recente. Les otages israéliens, ils sont comme un
comme un, ils sont comme un cercle autour des responsables du Hamas. Gli ostaggi israeliani sono messi a cerchio attorno ai responsabili di Hamas. Et les gens du Hamas disent aux Israéliens. E quelli di Hamas dicono agli israeliani. Si tu t'approches, je les tue. Beh, se ti avvicini, l'ammazzo. Donc c'est un piège terrifiant. Quindi è una trappola terrificante. Et dans l'histoire des guerres. E nella storia delle guerre. Ces gens sont des monstres. Queste persone sono dei mostri. Mais là, ils ont eu un talent tactique et stratégique extraordinaire. Ma in quel caso hanno avuto un talento tattico e strategico straordinario. Et c'est la guerre la plus difficile. Ed è la guerra più difficile. Israele ait jamais menée. Che Israele abbia mai dovuto combattere. Moi, j'ai été témoin de toutes les guerres d'Israël. Io sono stato il testimone di ogni guerra d'Israele. Souvent sur le terrain. E spesso sul campo. J'ai fait des reportages. Ho fatto dei servizi. Sur les guerres du Liban, sur la guerre du Kippour, sur les guerres de Gaza. Sulle guerre del Libano, del Kippour e di Gaza. Pas pour. À l'époque, je travaillais pas à la Repubblica. E all'epoca non lavoravo per la Repubblica. Ça a bien changé depuis. Però le cose sono cambiate nel frattempo. Mais je n'ai jamais vu une guerre aussi difficile que celle-là. Ma mai ho visto una guerra così difficile come questa. Elle est plus tragique que toutes les tragédies qu'a vécu Israël. È più tragica di tutte le tragedie che Israele abbia vissuto. À cause de cette question des otages. A causa appunto del tema degli ostaggi. Et en plus, il y a les otages israéliens, mais pas seulement. E per giunta ci sono gli ostaggi israeliani, ma non solo. Il y a aussi 2 millions de Gazaouis. 2 millions. Ci sono anche 2 milioni di gazesi. Qui sont aussi des otages du Hamas. Che sono altrettanto ostaggi di Hamas. Pareil. Ils sont mis en avant. Sono lì in prima linea. En première ligne. In prima linea. Et chaque fois que les Israéliens tuent des otages de Gaza. E ogni volta che gli israeliani ammazzano ostaggi di Gaza. Il y a un communiqué du Hamas. C'è un comunicato di Hamas. Un communiqué du ministère de la santé du Hamas. Del ministero della salute di Hamas. Vous les avez lus ces communiqués? Non so se avete letti questi comunicati. C'est des bulletins de victoire. Sono bollettini di vittoria. Chaque fois que le Hamas peut annoncer qu'il y en a 1000 de plus. Ogni volta che Hamas può annunciarne altri 1000. C'est comme s'ils annonçaient une victoire. È come se annunciassero una vittoria. Donc voilà, c'est le piège des otages. Questa è la trappola degli ostaggi. À enseigner dans les écoles de guerre du 22e siècle. Che andrà insegnato nelle scuole di guerra del 22esimo secolo. Che cosa rispondi a chi accusa Israele di insensibilità nei confronti delle vittime palestinesi? Écoute, je ne sais pas ce que c'est Israël. Alors, io non so che cosa sia Israele. Et je ne sonde pas les reins et les cœurs. Non vado a sondare i cuori e anche i reni. Mais je sais une chose. Ma so una cosa. J'ai couvert beaucoup de guerres. Ho coperto tantissime guerre. Et là, pour le coup, pour toi. Per te. Questa pour la Repubblica. Per la Repubblica. Je suis philosophe, mais je suis aussi parfois reporter de guerre. Quindi sono filosofo, però anche reporter di guerra a volte. Je n'ai jamais vu de ma vie une armée. Mai in vita mia ho visto un esercito. Qui, avant de frapper. Che prima di colpire. Prévient. Avvisa. Envoie un avvertissement. Manda appunto un avvertimento. Pourquoi un avvertissement? Per quale motivo? Pour permettre aux civils d'évacuer. Per consentire l'evacuazione dei civili. Je n'ai jamais vu une armée qui adjure les civils d'évacuer l'endroit où elle va frapper. Non ho mai visto un esercito che supplica i civili di lasciare il posto dove andrà a colpire. Pour une armée, c'est presque même une faute de faire ça. Per un esercito è quasi un errore fare questo tipo di cose. Militaire. Un errore militare. Une faute tactique. Tattico. Parce que là, dans toutes les écoles de guerre, on t'enseigne une chose simple. Perché in tutte le scuole di guerra si insegna una cosa semplicissima. L'effet de surprise. L'effetto sorpresa. Tu dis jamais où tu vas taper. Non vai mai a dire dove vai a colpire. Tu préviens pas l'adversaire. Bon, avvisi l'avversario. L'armée israélienne prévient. In questo caso l'esercito israeliano avvisa. Et non seulement elle prévient. Non solo avvisa. Mais tous les jours. Ma ogni giorno, tous les jours, ogni giorno, la fin octobre,
dal punto d'ottobre. E l'ouvre un corridoio umanitario. Apre un corridoio umanitario. Pendant quelques heures. Per alcune ore. Parfois deux heures, parfois huit heures. Da due a otto ore. Pour permettre au maximum de gens d'évacuer l'endroit où elle va frapper. Per consentire al numero massimo di persone di evacuare il posto dove andrà a colpire. Alors, on va pas faire de la psychologie. Quindi non si tratta di fare psicologia. Sensibilité ou pas sensibilité. Sensibilità o meno. Mais je sais par contre. So, invece. Parce que ça c'est mathématique. Perché questo è matematico. Aucune armée au monde. Che nessun esercito al mondo. N'a pris autant de précautions. Ha preso così tante precauzioni. Pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible. Per fare in modo che ci sia il numero minore possibile de victimes innocentes. Di vittime innocenti. Voilà. Alors, bien sûr, il y en a. Ovviamente ce ne sono. Bien sûr, il y en a trop. Ce ne sono troppe, ovviamente. Il y en a toujours trop. Sempre troppe. Et moi, ça me rend malade. E a me questa cosa fa male. Toi, je crois que ça te rend malade aussi. Anche a te, penso. Vous, sans doute. E anche voi, probabilmente. Et tous les Israéliens que je connais. Ça les rend malades. E a tutti gli israeliani appunto che conosco questo fa male. C'est la première fois qu'ils font le matin et ils regardent leur téléphone et ils regardent les vidéos. La mattina appunto quando si alzano guardano il telefono e i video. Et chaque image d'un enfant palestinien innocent. E ogni immagine di un bambino palestinese innocente. Qui a été tué dans un bombardement. Che è stato vittima di un bombardamento. Parce que le Hamas lui a interdit d'évacuer. Perché Hamas gli ha proibito di evacuare. Ou parce que les Nations Unies lui ont dit. O perché le Nazioni Unite gli hanno detto. Attention, c'est un piège. Attenzione alla trappola. Et puis vous n'allez pas passer votre vie. E poi non trascorrerete la vostra vita. À aller du nord au sud et après du sud au nord. Andando da nord a sud e poi da sud a nord. Chaque enfant. Ogni bambino. Che ha écouté les Nations Unies. Che ha ascoltato le Nazioni Unite. Ou qui a écouté les chefs palestiniens. O i dirigenti palestinesi. Ou qui tout simplement n'en peut plus. O che semplicemente non ne può più. Moi, tous les Israéliens que je connais en sont malades. Beh, tutti gli israeliani che io conosco, sapendo questo, stanno male. Voilà, c'est ça la réalité. Questa è la realtà. Come tu hai detto, questa è la guerra più difficile di Israele dalla sua nascita. E uno dei motivi è che Israele deve combattere con due organizzazioni terroristiche, Hamas e Hezbollah, lungo i propri confini, quando il vero nemico è l'Iran. Quindi fa una guerra contro l'emanazione del vero nemico. Qual è l'approccio, secondo te, che può essere più efficace a questa nuova tipologia di guerra? Sì, tu hai ragione. Certo, hai ragione. Mais c'est encore pire que ça. Ma ancora peggio. Et d'ailleurs, c'est la grande différence avec la guerre contre Daesh et contre Al-Qaïda. E del resto la grande differenza con la guerra contro Daesh, contro l'ISIS e Al-Qaïda. C'est que Israël est seul. Israele è solo. Mais surtout, le Hamas n'est pas seul. Ma soprattutto Hamas non è da solo. Al-Qaïda était seul. Al-Qaïda era solo. ISIS était seul. Anche l'ISIS era da sola. Mais le Hamas n'est pas seul. Ma Hamas non è da solo. Il y a d'autres fronts, comme tu le dis. Come stai dicendo, ci sono altri fronti. Et ils sont nombreux. Ils sono molti. Il y a le Hezbollah. Hezbollah. Les Houthis au Yémen. Gli Houthis in Yemen. Les milices syriennes par le Golan. Le milizie siriane attraverso il Golan. Des milices chiites qui commencent à s'infiltrer à travers la Jordanie. Quelle chiite che iniziano a infiltrarsi attraverso la Giordania, l'Iraq. Il y a plusieurs fronts. Beh, comunque ci sono tanti fronti. Mais surtout. Ma soprattutto. Il y a autour du Hamas toute une constellation. Attorno a Hamas c'è tutta una costellazione. D'État puissants. Di stati potenti. Pas seulement des milices, des États. Non milizie, stati. D'abord l'Iran. L'Iran innanzitutto. Qui est le vrai donneur d'ordre. Colui che dà veramente gli ordini. L'Iran c'est l'octopus et le Hamas c'est une des tentacules. L'Iran è il polpo e Hamas è uno dei tentacoli. Après,
Je disais tout à l'heure, il y a la Turquie. Poi c'è la Turchia che dicevo prima. En principe, soi-disant un allié de l'Occident. In principio sarebbe un alleato dell'Occidente. Moi j'ai écrit, je crois, dans la Repubblica il y a des années qu'il fallait expulser la Turchie de l'OTAN. Io anni fa ho scritto nella Repubblica che dovevamo espellere la Turchia dalla NATO. Mais en tout cas, voilà un grand état, la Turchie. A questo grande stato, la Turchia. Qui soutient le Hamas. Sostiene Hamas. La Russie soutient le Hamas. Anche la Russia sostiene Hamas. Et pas de manière dissimulée. Et non in modo dissimulato. Ils se sont cachés avant le 7 octobre. Prima del 7 ottobre si sono nascosti. Il y a eu des réunions au Liban avec des Russes et des Iraniens que les Russes ont essayé de cacher. Ci sono state riunioni in Libano con russi, siriani che i russi hanno cercato di nascondere. Mais après le 7 octobre. Ma dopo il 7 ottobre. Ils n'ont rien caché du tout. Non hanno più nascosto alcunché. Les chefs du Hamas ont été reçus à Moscou. I dirigenti di Hamas sono stati ricevuti a Mosca. Avec le tapis rouge. Con il tappeto rosso. Avec les félicitations. Con gli onori. Et avec les encouragements. E con gli incoraggiamenti. Et le Kremlin et Poutine et la Russie d'aujourd'hui leur a dit: allez-y les petits gars, continuez. E il Cremlino, Putin e tutta la Russia di oggi ha detto: andate avanti ragazzi, continuate. E puis après tu as des états sunnites comme le Qatar. Poi ci sono stati sunniti come il Qatar. Qui pendant des mois et des mois ont abrité les chefs du Hamas. Che per mesi e mesi hanno appunto dato accoglienza ai capi di Hamas. Donc tout ça c'est un cercle d'états très puissants. Quindi tutto questo è un novero di stati molto potenti, très riche dans le cas du Qatar, molto ricchi nel caso del Qatar, très puissants dans le cas de la Russie, molto potenti nel caso della Russia, qui sont les parrains du Hamas, che sono i padrini di Hamas. Donc tout ça c'est une force immense. Quindi una forza immensa. Les gens font comme si le Hamas était un petit mouvement de résistance isolé. Le persone pensano che Hamas sia un piccolo movimento di resistenza isolato. Comme si c'était une organisation de victimes. Come se fosse un'organizzazione di vittime. En vérité, c'est le centre d'un empire. Ma è il centro di un impero. Toutes les forces que je viens de décrire là. Allora tutte le forze che ho appena descritto. Elles sont constitutives. Sono costitutive. Si les mots ont un sens. Se le parole hanno un senso. De quelque chose qui ressemble à un empire. Di qualcosa che somiglia a un impero. Donc c'est ça le Hamas. Questo è Hamas. C'est le cœur de ce système là. Il cuore di questo sistema. Et c'est à ça qu'Israël a affaire. E Israele ha a che fare con questo. Donc non seulement plusieurs fronts. Quindi non soltanto vari fronti, mais les parrains les plus puissants du monde. Ma i padrini quelli più potenti al mondo. Et peut-être même la Chine. E forse anche la Cina. Puisqu'elle soutient la Russie, qu'elle soutient l'Iran, etc., etc. Visto che appoggia la Russia e l'Iran, eccetera, eccetera. Donc voilà pourquoi je dis qu'Israël doit livrer aujourd'hui la guerre la plus difficile de son histoire. Ecco perché dico che Israele oggi deve combattere la guerra più difficile della sua storia. C'est pas la guerre des six jours. Non è quella dei sei giorni. C'est pas la guerre contre un Saddam Hussein isolé en 91. Non è quella contro un Saddam Hussein isolato nel 91. On est dans une histoire géopolitique extraordinairement complexe. Questa storia dal punto di vista geopolitico è estremamente complesso. E cette histoire, évidemment, elle ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. E ovviamente non riguarda soltanto il Medio Oriente. Parce que les forces qui soutiennent le Hamas. Perché le forze che sostengono Hamas. Pourquoi elles le soutiennent? Perché lo sostengono? Pas tellement parce qu'elles aiment le Hamas. Non tanto perché gli piace Hamas. Mais parce qu'elles détestent l'Israël d'abord. Perché odiano in primis Israele, l'America ensuite, poi gli Stati Uniti, l'Occidente in generale, l'Occidente in generale, e l'Europa in particolare. L'Europa in particolar modo. C'est ça le point commun de l'Iran, de la Russie, de la Turquie, Questo è quello che accomuna appunto Iran, Russia, Turchia, eccetera. Et au-delà même de l'Europe, qu'est-ce que ces forces-là détestent? E al di là dell'Europa, che cosa odiano quelle forze? La democrazia e la libertà. La democrazia e la libertà. Y compris chez eux. Compreso a casa loro. Les femmes iraniennes. Le donne iraniane. Les dissidents russes. I dissidenti russi. Les avvocats turcs emprisonnés. Gli avvocati turchi. Les Ouïghours chinois.
gli uiguri cinesi, les blogueurs qatari, i blogger del Qatar. C'est à tout ça que le Hamas en veut. E Hamas se la prende con tutto questo. Et c'est tous ces gens-là. E sono tutte quelle persone. À mon avis. Qui prie chaque matin et chaque soir. Che ogni mattina, ogni sera pregano. Pour que le Hamas soit vaincu. Perché Hamas sia sconfitto. Et pour que Israël triomphe. E perché Israele trionfi. Ils osent pas le dire. Non osano dirlo. Parce que là, ils sont liquidés. Perché sennò li fanno fuori. Mais c'est leur prière secrète. Ma è la preghiera che fanno in segreto. Israël se bat aujourd'hui pour les femmes iraniennes, pour les Ouïghours chinois et pour les avocats. Israele oggi si batte per le donne iraniane, per i turchi cinesi e per gli avvocati turchi. C'est ça, comme tu sais, j'essaye de démontrer, et je crois que je démontre dans le livre. Ed è quello che cerco e credo di essere riuscito a dimostrare nel libro. Che cosa rimane oggi dell'accordo di Oslo sui due popoli e due stati? Qu'est-ce qui reste d'Oslo? Rien. Nulla rimane di Oslo. Les Palestiniens, enfin. La direction palestinienne a détruit Oslo. I dirigenti palestinesi hanno distrutto Oslo. Déjà avant. Già prima. Avant le Hamas. Prima di Hamas. En refusant toutes les propositions de compromis qui ont été faites par Israël. Rifiutando ogni proposta di compromesso fatta da Israele. Mais là, depuis le 7 octobre. Ma dal 7 ottobre. Honnêtement, je me mets à la place d'un Israélien. Onestamente, nei panni di un israeliano, le plus pacifiste des Israéliens, il più pacifista di loro, le plus convaincu qu'il faudra un jour un État palestinien, il più convinto del fatto che un giorno ci vorrà uno Stato palestinese, c'est vrai qu'il a forcément une idée dans la tête, per forza ha un'idea in mente, une idée qui lui traverse l'esprit, un'idea che gli attraversa la mente, un État palestinien, ok, uno Stato palestinese, ok, mais si c'est avec le Hamas. Ma se con Hamas, ou avec quelque chose qui ressemble au Hamas, o con qualcosa che somiglia ad Hamas, et que ça devient la base de départ d'un nouveau 7 octobre, e che diventa la base di partenza per un nuovo 7 ottobre, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? È veramente una buona idea? Les plus pacifistes des Israéliens d'aujourd'hui se posent la question. I più pacifisti tra gli israeliani oggi si interrogano. Ils savent qu'un jour, bien sûr, sanno che ovviamente un giorno, il faudra bien en revenir à l'idée initiale du partage de la terre. Bisognerà tornare all'idea iniziale della divisione della terra. Ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution à terme. Sanno che a terme non c'è un'altra soluzione. Moi, c'est mon avis aussi. Ed è anche il mio parere. Mais c'est devenu là aujourd'hui, tant que le Hamas est là, presque impossible à penser. Ma finché ci sarà Hamas, sarà impossibile quasi da pensarla questa cosa. Tant que le Hamas est là, d'une part, finché Hamas sarà lì, et tant que le peuple palestinien ne s'est pas réveillé, e finché il popolo palestinese non sarà svegliato, tant que le peuple palestinien n'est pas sorti de cette espèce de cauchemar qu'il nourrit, finché il popolo palestinese non sarà uscito da quella specie di incubo, c'est-à-dire le rêve éveillé que c'est possible d'éradiquer Israël. Cioè il sogno da sveglio che è possibile appunto sradicare Israele. Tant que les Palestiniens seront nombreux à penser. Finché ci saranno tanti palestinesi che penseranno. Que il faut une Palestine de la rivière à la mer. Che ci vuole una Palestina dal fiume al mare. Il n'y aura pas d'État palestinien. Non ci sarà uno Stato palestinese. C'est pas possible. Non è possibile. Aucun pays au monde n'accepterait ça. Nessun paese al mondo l'accetterebbe. D'avoir à côté de lui un pays dont le projet politique. Di avere accanto a sé un paese il cui progetto politico. C'est de t'éliminer de la carte. È eliminarti dalla cartina. Et c'est pour ça d'ailleurs que la défaite militaire du Hamas est tellement importante. Ed è per questo che è così importante la sconfitta militare di Hamas. Parce que le jour où il y aura la défaite. Perché il giorno della sconfitta. Le jour où Yahya Sinwar sera soit mort, soit capturé et livré au tribunal international. Il giorno in cui Sinwar sarà o morto, o catturato, o comunque consegnato ai tribunali internazionali. Ce jour-là, les Palestiniens se réveilleront.
Quel giorno i palestinesi si sveglieranno. E ça sera comme les Allemands en 1945. Un po' come hanno fatto i tedeschi nel 45. Ils se diront, le Hamas c'était pas la bonne idée. Penseranno appunto che Hamas non era la cosa giusta. Le génocide c'était pas la bonne option. E nemmeno il genocidio era l'opzione giusta. On nous a trompés. Siamo stati ingannati. C'est pas comme ça qu'on va donner un avenir à nos enfants. Non è così che si dà un futuro ai bambini. Mais pour ça, ma per far questo, il faut pas un compromis. Non abbiamo bisogno di un compromesso. Il faut pas, comme disent les chancelleries occidentales, une négociation. Come dicono le cancellerie occidentali, non ci vuole un negoziato. Il faut une capitulation. Ci vuole una capitulazione. La seule manière pour que les Palestiniens se réveillent. L'unico modo per cui i palestinesi possano svegliarsi c'est que le Hamas capitule. È appunto la capitolazione di Hamas. Qu'il rende les otages et qu'il rende des armes. Che restituiscono gli ostaggi e le armi. C'est la seule solution. Questa è l'unica soluzione. L'ultima domanda, abbiamo pochissimi minuti, è sulla tua esperienza personale. Come tu hai detto, conosci profondamente Israele e il Medio Oriente e come noi sappiamo, negli ultimi due anni sei stato spesso in Ucraina. Quali sono le similitudini che tu vedi fra Ucraina e Israele? D'abord, ce qu'on vient de dire il y a 5 minuti. Beh, innanzitutto quello che abbiamo detto 5 minuti fa. Israele e l'Ucraina hanno esattamente gli stessi nemici. Israele e l'Ucraina hanno esattamente gli stessi nemici. L'Ucraina. Moi j'étais en Ukraine. J'ai passé 2 ans. Ho trascorso 2 anni in Ucraina. À faire des reportages pour la Repubblica. A fare servizi per la Repubblica. Et à faire des films. E a girare filmati. J'avais au-dessus de ma tête des drones iraniens. Sulla testa giravano droni iraniani. J'avais en face de moi les milices de Kadyrov. Di fronte a me avevo le milizie di Kadyrov. Qui criaient Allah Akbar sur les charniers. Che urlavano appunto Allah Akbar. J'avais évidemment l'armée russe. Poi c'era l'esercito russo. J'avais la même internationale que celle qui attaque Israël. La stessa internazionale di quella che va a colpire Israele. Donc un, les mêmes ennemis. Quindi uno, gli stessi nemici. Deux, les mêmes valeurs. E due, gli stessi valori. Dans les deux cas. In entrambi i casi. Dans un contexte différent, bien sûr. In un contesto ovviamente diverso. Mais l'enjeu, c'est la démocratie et la liberté. Beh, sono in ballo la democrazia e la libertà. Israël est une démocratie. Israele è una democrazia. Exemplaire. Esemplare. Mais dont les valeurs continuent même en temps de guerre. I cui valori vengono protratti anche in tempi di guerra. Là encore d'ailleurs, il y a une chose que je n'ai jamais vue de ma vie. E anche in questo caso c'è una cosa che non ho mai visto in vita mia. C'est en plein milieu d'une guerre existentielle. Nel bel mezzo di una guerra esistenziale. Tous les samedis soirs. Ogni sabato sera. Tous les samedis soirs. Ogni sabato sera. La moitié de la population israélienne. Metà della popolazione israeliana. Qui descend dans la rue. Scende in strada. Pour gueuler contre le premier ministre. Per urlare contro il primo ministro. Pour demander sa démission. Per chiedere le sue dimissioni. Pardon, mais même en France au moment de la guerre d'Algérie. Ma anche in Francia durante la guerra di Algeria. Même en Amérique au moment de la guerre du Vietnam. E in America durante la guerra. Ou au moment de la guerre d'Irak. O la guerra in Iraq. J'ai jamais vu ça. Mai ho visto una cosa del genere. Ça n'existe pas. Non esiste. Une démocratie tellement vivante. Una democrazia così vivace. Que la moitié des gens. Che fa sì che metà delle persone le soir de Shabbat, la sera dello Shabbat viene insultare il premier ministro, vanno a insultare il primo ministro e insultare l'armée e l'esercito dont ils vont revêtir l'uniforme le lendemain, di cui portano poi la divisa il giorno dopo, parce qu'ils vont retourner au combat avec discipline, perché torneranno in modo disciplinato a combattere. J'ai jamais vu ça. Non ho mai visto questo. Donc, démocratie exemplaire. Quindi democrazia esemplare. E l'Ucraina. E l'Ucraina, démocratie aussi vaillante, altrettanto democrazia appunto dinamica, incroyablement vaillante, incredibilmente, et en train de se construire, e che si sta costruendo, et qui est prête à des sacrifices
incroyable. E che è pronta a fare dei sacrifici incredibili. Pour la défense de la démocratie et de la liberté. Per difendere la democrazia e la libertà. Donc, en gros, c'est mêmes ennemis, mêmes valeurs. Quindi, grosso modo, stessi nemici, stessi valori. Et les deux fronts de la même guerre. E i due fronti della stessa guerra. Il y a des gens aujourd'hui qui ont déclaré la guerre. Ci sono persone che oggi hanno dichiarato guerra. La Russie a déclaré une guerre. La Russia l'ha fatto. Faut écouter Poutine. Ascoltate Putin. Poutine a dit à plusieurs reprises au club Valdai. Ha detto varie volte al club Valdai. Je déclare la guerre à l'Europe. Dichiaro guerra all'Europa. La guerre moderne. Una guerra moderna. La guerre cyber. Una cyberguerra. La guerre d'influence. Una guerra d'influenza. Et puis un jour la guerre des tanks dont je sais qu'ils mettront tant de minutes à arriver jusqu'à Barcelone. E poi un giorno anche la guerra dei carri armati che so quanti minuti impiegheranno per arrivare a Varsavia. L'Iran, pareil, elle a déclaré la guerre elle à l'Amérique. L'Iran invece ha dichiarato guerra all'America. Donc dans cette guerre. Quindi in questa guerra. Qui a été déclarée à l'Occident par ces forces-là et quelques autres. Dichiarata all'Occidente da queste altre forze. Il y a deux ou trois lignes de front. Ci sono due o tre prime linee. Il y en a une, je dis trois parce qu'il y en a une qui est encore une ligne de front pas tout à fait chaude, tiède. Tre perché una di queste prime linee è ancora tiepida, non è calda. C'est Taiwan. Taiwan. Il y a des bateaux chinois. Navi cinesi, des drones de reconnaissance, droni che fanno riconoscimenti, des intimidations, intimidazioni. Papa, c'est pas encore la guerre. Però non si tratta ancora di guerra vera e propria. Ça sera la guerre. Ma sarà guerra. D'ailleurs, si l'Ukraine perd la guerre. Se l'Ucraina perde la guerra. Et si Israël perd la guerre. E se Israele perde la guerra. Imagine un instant. Allora immagina un solo istante. Que l'Amérique décide. Che l'America decida. Que Israël, il y en a marre. Che basta con Israele, sono stufi. Que Israël doit se mettre d'accord avec le Hamas. Che Israele deve arrivare a un accordo con Hamas. Qu'il faut un cessez-le-feu durable. Che ci vuole un cessate il fuoco duraturo. Et imagine que l'Amérique décide que pareil, Zelensky, ça va. Immagina che Zelensky la stessa cosa. Il y a un moment les guerres doivent s'arrêter et doivent finir à la table de négociation. A un certo punto le guerre devono fermarsi e deve subentrare il negoziato. Donc imagine que Poutine l'emporte. Quindi immagina che Putin abbia la meglio. Poutine garde le Donbass. Quindi Putin tiene il Donbass. Et l'Iran, avec ses alliés, garde le Hamas. E l'Iran con i suoi alleati conserva Hamas. Eh bien, mon cher Mauricio, dans l'année qui suit. Caro Maurizio, nell'anno che seguirà, peut-être deux ans, j'en sais forse due, non lo so, la Cina invade Taiwan. La Cina invade Taiwan. Le signal, ce serait la défaite de l'Ukraine et la défaite d'Israël. Il segnale sarebbe la sconfitta dell'Ucraina e di Israele. Voilà. Donc c'est la même histoire. Quindi è esattamente la stessa cosa, storia. Et c'est une histoire qui nous concerne, nous les Italiens, nous les Français et nous les au-delà de nos nationalités, les femmes et les hommes épris de liberté. Ed è una storia che ci riguarda, noi italiani e francesi, al di là appunto delle cittadinanze, e riguarda tutti coloro che amano la libertà. Grazie a Bernardo Rivoli, grazie a voi, grazie a Bernardo.